Quello che ti hanno detto a te mi ha detto a me il medico. Quindi purtroppo c'è la rottura del crociato, ma ora chiaramente un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo a Lorenzo Lonardi. La partita, Baldini. Se vuole dire un messaggio a Lonardi. No, Lonardi, più di abbracciarlo e baciarlo, cosa devo fare? Posso fare, se fossi un chirurgo ti opero io, ma siccome non sono neanche un infermiere, quindi figurati te. E niente, purtroppo succede, queste cose succedono, giocare a calcio succedono, bisogna accettarle e da queste situazioni di grande difficoltà bisogna essere sempre più bravi, perché la difficoltà ti fortifica e in questo momento con una squadra ha vinto una partita da squadra, perché era una serata di quelle che poteva essere triste, al di là dell'infortunio, perché eravamo passati meritatamente in vantaggio, ma poi ci avevano anche raggiunto. Ma la caparbietà di questi ragazzi, no, ancora una volta, ha portato i tre punti. La partita, Baldini, primo tempo di sostanza, perché il Carpi non si è mai avvicinato dalle parti di Plizzari, però con poche occasioni create. Eravamo stanchi, purtroppo la terza partita ci sta e ho fatto i tre cambi perché così, se eravamo stanchi non riuscivamo. Loro non riuscivano a passare la metà campo, però noi... in quei palloni che rubavamo non eravamo capaci di sfruttare quegli spazi, come è successo nel primo gol. Il primo gol gli abbiamo rubato la palla e di lì siamo riusciti poi a metterla al posto giusto dove il nostro giocatore, appunto, Di Marco c'era e ha fatto un grandissimo gol, perché era doveva essere lì. Nato dal recupero palla di Vergani. Vergani e Dagasso. Vergani e Dagasso, la nostra paura deve essere questa, quando trovi le squadre che si mettono così, che sono anche brave poi a palleggiare, però ecco, la squadra è stata brava a non farle palleggiare mai, a non farle mai avvicinare alla porta, perché altrimenti è una squadra collaudata che ha vinto l'anno scorso il campionato e quindi c'è il rischio di farsi del male. Faccio l'ultima domanda io prima di una da studio, Baldini. Quando il Pescara poi è stata, diciamo, messa un po' sotto pressione dal Carpi dopo i due gol del vantaggio del Pescara, lì per i cambi esauriti, per l'infortunio di Lonardi, si è trovata un po' a difendere con centrocampo, esterni, tutti offensivi. No. Senza giocatori di filtro puro. Sì, c'era Meazzi, c'era Squizzato, c'era Di Marco, ma non vuol dire, il problema è che la squadra deve sapere, quando prepari le partite ognuno sa cosa deve fare, poi basta metterci il cuore e poi alla fine qualcosa combiniamo. Una domanda da studio e salutiamo il tecnico Baldini, si sta mettendo l'auricolare, l'allenatore del Pescara ora vi ascolta. Vai Massimo, intanto Fabio. Salutiamo Silvio Baldini, complimenti per la vittoria. Fabio Ferraresi. No, beh, io il mister chiaramente, anch'io faccio i complimenti, quello che dicevamo prima con Massimo, che dopo sette partite mister stare lì davanti secondo me non è un caso, e la vostra dote migliore in questo momento penso sia, come hai detto tu, la caparbietà, la voglia sempre di ottenere il massimo da ogni partita, non so se sei d'accordo. No, la nostra caparbietà, la nostra voglia di giocare una partita per volta ci ha permesso di fare questi risultati, altrimenti se stiamo a parlare da tantissimi altri discorsi, sì, tante volte puoi fare delle cose belle, delle cose, però voglio dirti, cioè non so nemmeno io come dirti. Ti posso solo dire, sono contento che noi giochiamo in questa maniera, perché noi siamo bravi a far questo e quindi sono contento che lo facciamo bene. Mi dice solo una cosa al volo, come mai non c'era tu un gioco indistinta? Ma questa è una cosa che devi domandare al direttore, non me la devi domandare a me.